Evidentemente a Napoli si fa festa, no? Si fa festa, sì, perché 10 gol in due partite con un sistema di gioco difensivo, credo che pochissimi riescano a farlo. Ha detto così l'allenatore, che è un sistema di gioco difensivo. Ha fatto 10 gol in due partite. Il giorno che farà un sistema offensivo ne farà 20. Per cui oggi è una grande festa per Napoli. Naturalmente chi di noi è stato critico nei confronti di Sarri questa sera si deve pentire, ma solo questa sera, perché la festa va articolata con una grande analisi di calcio e con la squadra meravigliosa. C'è chi studia, prima vedevo le carte, le penne, c'è chi è perplesso, chi invece sorride, ma soprattutto io vorrei iniziare così, con un filmato, così presentiamo il nostro primo ospite. Dichiaro pubblicamente, può giocare solo ed esclusivamente con il 4-3-3, perché se poi vogliamo prenderci in giro, almeno io no, ne prendo in giro la gente a casa, ma io sto noi dicendo... abbiamo i migliori esseri... Oh, Gianni Marzio! Italo Cucci! E poi invece andiamo alla mia sinistra, Massimo Caputi! E lui è un tecnico dell'Inter, ma questa sera parlerà del Napoli di Sarri, Adriano Bacconi! Qui con noi, amatissimo da tutto il pubblico, dai tifosi, sto parlando del Papa Sosa! E lui invece è la prima volta qui al bello del calcio! È invecchiato tantissimo! Ma no! Sì, porta gli occhiali! Sì, porta gli occhiali, guarda! Era una grande ala, un gran... Foggia di Zeman, è un allenatore, un ex calciatore, lui, Roberto Rambaudi. I numeri di questa sera sono? Perché 5, meno 2? 3. Scudetti vinti, Nano Calderisi. Ora il direttore del giornale online Note Sport, Paolo Paletti. Ciao Paolo. Hai capito che abbiamo chiamato Lorenzo Marino Band per tenere lunga la sigla, tenere le presentazioni, per evitare di parlare... di calcio, di tutte le cose cattive che abbiamo detto qui dentro. Prima di presentarlo andiamo a salutare il coproduttore del Bello del Calcio, Alfonso 40, buonasera. Poi Giuseppe Saginaro della Sagicin Finanziamenti, buonasera. Tommaso Ricozzi del Centro Busto. No, ascolta, si è messo in doppio petto, eh? No, Saginario. Tu Ricozzi lascia stare, perché guarda, Ricozzi proprio... E poi Claudio Emanuele, buonasera, benvenuto. Parlerà della Ford a Napoli, che è farina, ma ne parliamo dopo. Giuseppe Zannone, capelli a testa alta, quindi sto parlando di un'azienda leader in questo settore. Davide Brescia, buonasera, benvenuto. E Maurizio D'Angelo del DTF Italia, Super Pellet. Ma io continuo con DTF Italia Super Pellet perché c'è Veronica questa sera. Buonasera, benvenuta. Allora, noi siamo presenti su Facebook e poi su Twitter. Quindi potete fare un po' le domande. Perché c'è una persona che va a scovare anche un po' di cose su Twitter, su quello dei calciatori in particolare, su, vero? È Roberta, buonasera. Vi ricordo i nostri account per la pagina Facebook, il Bello del Calcio Show, abbiamo anche un account Twitter che abbiamo aperto da poco, e il Bello di Calcio tutto attaccato. Vi aspettiamo per le vostre domande per i nostri ospiti. Brava. Perfetto, non grazie. È scritto in italiano, ma non è un problema. Ma non è vero. Ma sì, dai. No, c'è un ospite stasera qui con noi. È un ospite molto amato che in realtà doveva, insomma, venire negli studi. Diverso, però noi abbiamo bocciato la sua idea. È il momento più atteso dai telespettatori. E lui è Beppe Iodice. Di Canale 21, Beppe Iodice. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera, grazie. Ti sei messo la camicia di jeans? Sì, perché t'ho visto a te la settimana scorsa e Zazzaroni vuol dire moda, e quindi... ho detto io, mi vado dietro a Ivan, che forse mi riesce a inserire anche in contesti più gratificati. Ecco, ma è incredibile, guarda, allora questa è la trasmissione Reshmita, quindi doveva esserci lui, onestamente, saluto la mia amica cantante Capor Nagro, però a Rosso, però... come fai struzzatissima, veramente. Se va chi sta di cago sta in rete, tu che ti hai mandato in tasta tarantella, tu sei un professionista, andiamo a mettere in piazza questa situazione. Tra l'altro sai quando parlano, lo so. Lui è speranzoso, che alla prima puntata tu quanti sperano che poi potesse succedere qualcosa. Invece. Ma stai. No. Allora io volevo dire che volevo entrare in tuta. Sì. Oggi ho chiamato Alfonso 40, Alfonso mi serve una tuta, perché Alfonso 40. Che vuoi, Peppe?
tu hai la tuta, è un poco difficile. Ma la tuta, no, perché non te la costruisci tu? Ci ha attaccato il telefono, ma la fa, ecco. E lo... Era un modo elegante per dire non si può fare questa cosa. No, 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 no. Cioè, te la dovevi cucire. È troppo, è attaccarsi, sai, l'idea è registica. Allora, e poi? No, no, poi no, io... No, io volevo entrare con tante cose e poi lo faremo l'anno prossimo, se ci organizziamo meglio. Ecco, devo dire che, caro Ivan, io posso dire una cosa, cioè, dottor Cucciolo, che mio caro, è contento della sigla? Penso no, l'immagine è meglio che ogni tanto uno la abbassa un po', perché uno ha fatto tutta la carriera in luce e poi ha avuto in doccia. Però è, bello, è anche bello, uno bello, fino a Napoli proprio perché... E quindi io... No, allora, serio, allora, serio. Possiamo dirlo? Sì. Allora, perché siamo persone coerenti, come Gianni Di Marzio, che una volta che lui fa 4-3-3 e tutte, tutte cose diverse. Però abbiamo preso quell'immagine là. Che non... No, no, lui l'ha sempre detto, dici pure a cena, che non ce ne fottevi, ma come fotto a me? Però io devo dire, per la coerenza, Sarri è il miglior allenatore che esiste, ecco, al mondo! Per la coerenza! Per la coerenza! Per la coerenza. Lui non c'è bisogno di curriculum, perché Sarri è il migliore in assoluto. De Laurentiis ha fatto bene a non acquistare difensori perché Trimmi è meglio, non ci serve niente, non ci serve niente, per la coerenza, il centrocampo è mondiale, Jorginho è il nuovo Pirlo, anzi, detto tra me e te, Jorginho è meglio di Pelé, per la coerenza, bello, per la coerenza, che siamo persone che non cambiano opinione, idea da una settimana all'altra, perché per noi poteva succedere qualsiasi cosa, noi siamo sempre di questa idea. Mi ricordo la settimana passata Gambrit, ma più o meno. No, io devo dire che molti, poi ognuno fa il titolo suo, a me mi hanno chiesto un titolo, io al volo stamattina ho dato questo qui, che tra 25 minuti... Ah, ecco, che è Napoli... No, nel senso... No, dai! No, 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 loro... Ma dai! A me sembra... No! Ma l'hanno fatto bellissimo! No, no, no! Ivan, siamo seri, non bisogna fare queste cose. Allora, tu che dici siamo seri? No, 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 per dire, no, io voglio, però seri, un secondo di serietà io voglio dare, ma a parte gli, perché poi è difficile essere seri. Tutta la mia solidarietà al presidente De Laurentiis a quello che è successo. No, di tutti, serio, noi, veramente, di tutti noi, tutti, c'erano anche i bambini, le cose che hanno detto. Certo. Io sono veramente contro tutto quello che è stato detto, anche i cori, le cose. Veramente un abbraccio al presidente da parte, penso, di tutti. Però fortunatamente non è successo nulla alle persone, no? E io so, allora molti stanno indagando come è successo, io lo so, posso dirlo, perché mo non è che c'è una famiglia. Allora, il problema è stata una telefonata di mattina tra Sarri e De Laurentiis. De Laurentiis era scocciatissimo dall'abbigliamento di Sarri, perché lui fa tanto per i diritti d'immagine che non doveva proprio diritto all'immagine, perché stava super a me. Cioè lui non si può dire in giro in Italia per sudare così. Di Marzio è uno che sta in Inghilterra, quindi in Inghilterra non lo cacciasse nello primino. Da allora ti sei detto, mi fa cortesia, stai pure sempre tutto surato. Cioè, o verga o si vende tuo suro, ma no a così esagerato. Ha detto, ti allo a sta cosa. Si sa, no, presidente, io mi trovo comoda così. E lui ha detto una frase che adesso è all'attenzione degli inquirenti, ha detto al loro statuto i tappici. E dice, come pomeriggio, l'hanno visto con statuto annanza, che era Gianni Di Marzio. Tra l'altro là è una cosa che non ha detto nessun giornalista, nemmeno Paoletti, che comunque ti hanno inganno. E io no, no, si legge tra le righe, ma non è che è una cosa che tu dici. Io che sono fatti veramente sensibili. Dice che lo Tito vi ha chiesto una cortesia da Laurenzi, si senti, io non posso venire a San Paolo, ti ho portato l'Aquila. Gli ho detto, qual è il problema? Ha fatto a fare pure un giro con la barca, capito, pure un po' grario. Quando si è appicciata la barca, sei pure l'Aquila. No. Ha fatto una lampa. A sera picciola non è andato al San Paolo, perché se l'hanno fatta a cacciatori. Cosa? Ma tu come hai fatto? No, io lo so, perché all'interno dei pompieri ha chiamato la guardia costiera della rete. Senti, venite, sta succedendo un incendio. Gli ho detto, quanti ne siete? 12 persone e un'aquila. E la presidenza c'è. Però Napoli è strepitoso. Io ancora, io credo che adesso ne parlerete tantissimo.
Ma io pazzesco, io non mi ricordo una parola, ma veramente è bellissimo. Tanto tutto perché è cagnata sta cosa. A me pare inverosimile, Gianni. Voi siete tecnici, mi insegnate. Ma come uno sposta una cosa, a uno rispetto io ci metto qua, e altri metto buono, non mi fare strappo. Allora una chiave. Una merda, la chiave. L'uno prende un romullo, dice, quattro, ma che ci ha detto? Ma come è possibile? Ma non è possibile. Ma lui ci provato però ci ha spostato ogni tanto, ma mi sarà sanminata. Però usai, ha cambiato pure un nome in da semana, sai a fine semana passata. Ma è diventato quando è diventato bravo, è diventato usai. E mi sa là. Ma si è spostato dalla sinistra a destra, hai visto che è diventato, manca Mastello. Ma io penso gli altri giocatori penso sono per l'uomo su no diciamo allora chi di che è per te nel Napoli finisce qui a Valle, vai no se ci ho dici ma tu si incapisce io penso che De Laurentiis mo guarda appena pure so della parca hai detto ci ho mandato in due scatole che non funziona no ma veramente cioè tu Val di Fiore e quanti occhi ci vuoi di più? Ma veramente, ma Rambaudi, non parlo quando non ho barbiere. E sarà un meno che potessi qua perché l'uno lì sta chiuso, ma... No, però la Lazio so che l'amico Rambaudi è stato proprio una... Cioè, la Lazio era buono prima di venire in campo, quindi è stato forte il Napoli, no? Non ha fatto giocare Felipe, com'è possibile? Ha pensato a Felipe o Panare e lui... Onazzi mi è piaciuto, a te piace Onazzi? No. A me molto, mi è piaciuto molto. Poi sei pure un frate in tribune, hai visto? Un frate non nazze. Forza Napoli, viva! Sempre Iodice! Sempre Iodice! Parliamo di calcio e partiamo con i titoli. Con la prima pagina del bello del calcio. Quindi guardiamo i titoli e partiamo con Italo Cucci. 4-3-3 vincente. Italo Cucci. Ah no, no questo è Di Marzio. Ok, scusate. Vai, con Di Marzio. No. Anche perché la faccia non mi ricordava Cucci. No, vai Gianni. Andiamo di rispetto prima. No, c'è il titolo tuo, vai tu. Ma al di là del modulo, il Napoli non ha sbagliato niente, non ha sbagliato una virgola. Io non ho mai visto il Napoli da tantissimi anni giocare così bene. Adesso al di là degli avversari, perché poi sai, si dice mancava Candreva, mancava De Vrij, mancava quello, quell'altro, mancava Biglia. Il Napoli ha giocato benissimo. Ma al di là del modulo, ho visto una grandissima condizione atletica, spirito di sacrificio, grosso pressing a ritmi forsennati, un pressing alto. Però in tutto questo io deduco che, per le mie esperienze, che quando i giocatori decidono di giocare con un modulo dando il massimo, evidentemente i giocatori volevano giocare con il 4-3-3, proprio per gli esterni, per il mio pensiero. Italo Cucci! Voglio quella di Italo, vediamo. Grazie Sarri. Beh, siccome fin dalla prima puntata mi sono sempre rivolto a lui direttamente, prima sollevando il problema della difesa, finalmente vedendo un Napoli assolutamente piacevole e divertente, non sono del tutto schierato sul modulo, ma da mie informazioni, quella che è sembrata una tiritera divertente di Pepe Iodice prima, è la realtà. Semplicemente che Sarri, mi è stato detto da persona preparata, fa giocare i giocatori là dove li porta il loro destino, cioè nei posti giusti, ha semplicemente rimesso a posto quello che Benitez aveva rovesciato e distrutto in due stagioni. I giocatori, mi manca colui al quale parlare di Jorginho, devo dire che rimessi al loro posto, i giocatori hanno dato il massimo. Aggiungo un dettaglio fuori tempo, che mi è tornata in mente una battuta di quest'estate di De Laurentiis quando ha detto: a veder lavorare quest'uomo mi sembra di veder lavorare Mazzarri. È stata una grande, grande impressione che continuo ad avere. Caputi! Presente. 30 vai. Per te. Ma la scossa che serviva, io una settimana fa avevo detto che mancava l'entusiasmo, quindi le due partite, ma soprattutto quella di ieri, diciamo, è quella che serviva per dare entusiasmo all'ambiente, a cominciare da questo studio. Quindi significa che serviva avere una bella prestazione perché tutti si convincessero che forse questo Napoli non è così male, che forse Sarri non è così scarso e che forse la stessa squadra, adesso con i risultati, se ci crede a quello che fa, può fare un gran bel campionato. E questo è il mio augurio. Perfetto, Bacconi. Bacconi.
Adriano ha fatto un titolo simpatico. Carpe diem. Carpi diem, in realtà, era simpatico per questo. Pensavano fosse un pescatore. Pensavano fosse un refuso. Pensavano fosse un refuso. Mi hanno corretto. Mi ci aveva sbagliato. Adesso, tanto quello al latino non lo conosce. Mi hanno corretto. Vabbè, carpi diem, perché naturalmente dopo due vittorie il Napoli deve vivere l'attimo, ma deve sapere che l'attimo è fuggente e mercoledì deve dimostrare ulteriormente di essere sulla strada giusta. Per cui il gioco di parole tra il latino e l'avversario prossimo, secondo me, mi sembrava azzeccato, perché il Napoli rischia di non... Non lo capisco neanche. No, gliel'hanno fatto già 40 volte lo scorso anno. 10 gol possono essere una sbornia e rischia di perdere un po', secondo me, la bussola. Invece deve rimanere concentrato, perché il Carpi è vero che è una delle squadre più deboli del campionato, e è vero realmente, però è una squadra ostica. Ha fatto impazzire la Fiorentina ieri, ha fatto impazzire l'Inter due settimane fa, ha pareggiato nel mezzo a Palermo, per cui una partita da prendere con le molle. Ecco, fra pochissimo ci spiegherai anche cosa è successo realmente ieri durante la partita con la Lazio. E il Pampa! Assafa. Assafa. O 4-3-3. A me piace molto questo modulo e sono d'accordo, sottoscrivo quello che ha detto Gianni, anche perché secondo me, almeno io a casa mia, il frigo ce l'ho in cucina, il comodino ce l'ho in camera da letto e la doccia sta in bagno. Sei organizzato. Quindi ogni cosa deve andare al suo posto. Insigne, al di là della battuta che è molto bella, deve stare a sinistra, è diventato un top player. O con Sarri diventerà ancora più forte. E questo sistema di gioco permette che in fase di non possesso palla diventi un 4-5-1, cosa che Insigne e Callejon, al di là della fase offensiva, in fase di non possesso palla hanno fatto un lavoro straordinario. Quindi Sarri a Safa. Solo questo, poi passo subito a Rambaudi. Certo, Virginia è passata da questo. Roberto, ma quella cosiddetta, tra virgolette, cazzimma di cui parlavi l'altra volta, c'è stata? Tutta la settimana si è parlata poi di cazzimma, eh? Ok, Roberto. Sono contento. L'abito giusto, perché Sarri lo reputo un maestro di calcio. In ritiro ha preparato due moduli, 4-3-1-2 e 4-3-3. Credo che ha messo gli uomini giusti al posto giusto e gli allenatori partono con un'idea in testa. Poi sono bravi che il campo gli dice qualcos'altro. E adesso il campo ha detto che Callejon è interprete importante di questo modulo, perché ha l'abito proprio cucito addosso. Che poi era il tuo abito. Bravissimo. Roberto. Io stravedo per questo giocatore, vuoi per tu le mie caratteristiche. Tu sei cresciuto con quell'abito. E l'altra cosa che dico, proprio per evidenziare al meglio dei tre davanti, è che Higuain si agevola di Insigne invece che Mertens, perché Insigne stringe di più, Callejon dà più profondità, Insigne stringe di più e gli mette la palla. Se voi avete visto la partita col Bruges, si era molto innervosito Higuain, perché sia Mertens che Callejon la profondità e nessuno stringeva e metteva la palla dentro. Invece con Insigne, molto bravo a giocare tra le linee partendo da sinistra, però poi ti mette le palle. Ma guardate quello, cioè è la partenza a sinistra, non è il 4-3 fondamentalmente. Io sono nato con questo modulo, però la diversità tra la terna di sinistra e quella di destra. La terna di sinistra, Insigne taglia e Goulam diventa la punta avanzata. Dall'altra parte Usai un po' di meno, ma Callejon dà la profondità, va a ricevere il passaggio. Uno costruisce, l'altro riceve il passaggio. Ma poi, tra l'altro, Goulam fa esattamente quel ruolo, cioè è nato alla sinistra. Quindi grandissima qualità. Era nato, adesso è adattato. Comunque, Roberto, per rispondere, Roberto, anche Mertens che può alternarsi in quel ruolo di esterno. Mertens è interprete straordinario ed è quello quindi... che a partire. Io dico che il Napoli è più forte delle altre squadre perché. No, il Napoli c'ha gli esterni perché più forti potenzialmente del in attacco ha l'attacco più forte. E poi in partita inoltrata può mettere dei giocatori comunque che te la cambiano. Adesso svilupperemo l'argomento, dobbiamo parlare con Galderisi. Nano che scrive, nulla avviene per caso. Assolutamente nulla avviene per caso, sono convinto. Se tu insieme a Massimo eravate i teorici della pazienza. Sì, perché credo che... Io e Pampa no. Io credo fortemente in un allenatore come Sarri. L'unica cosa che mi lascia un po' così
ne abbiamo parlato la settimana scorsa sulle responsabilità della società e dell'allenatore, è il fatto che abbia un anno di contratto. Se la società crede tanto in un allenatore, dovrebbe dargli più forza. Ma che te frega? No, a me non me ne frega niente, a me interessa il campo, io faccio l'allenatore, guardo il calcio. È una stagione che gli allenatori vanno per 50.000 euro sperando di durare 2 mesi. Ma poi, facendo così, ascolta direttore, facendo così, la forza di un allenatore è d'essere rispettato dentro il gruppo, essere apprezzato come input che arrivano ai giocatori e soprattutto creare quel qualcosa che riesce a fare la differenza. Ma non vale più questa cosa, no, Nano? No, vale, è fondamentale. No, Nano, io ieri ho visto... Oggi, Nano, conta solo il risultato. Se tu non fai il risultato... Ma se hai 16 anni di contratto, ti mandano a casa. Sono d'accordissimo con te, conta solo il risultato. Dipende. Ma per arrivare al risultato... Tranne Garcia, quanto guadagni? Io devo stimare il mio allenatore. Io devo avere rispetto al mio allenatore e devo credere fortemente in quello che mi dice e devo esaltare. Ieri io mi sono divertito perché ho visto che in campo si divertivano tutti. Andiamo da Paoletti, che scrive. Oh. Diego ha sempre ragione. Alibi finiti. Prima alibi finiti. E Diego ha sempre ragione. Alibi finiti. Alibi finiti perché non c'è più l'alibi del modulo, non c'è più l'alibi dei giocatori fuori ruolo, non c'è più l'alibi di non avere un obiettivo preciso, perché Higuain è stato chiarissimo, sono rimasto qui per la Champions, mentre invece Sarri ha, come posso dire, rigettato l'ipotesi scudetto dicendo che era una bestemmia. Perché Diego ha ragione, e mi riaggancio avendo dato la settimana scorsa gli 8 giorni a tutto il Napoli, ed è accaduto qualche cosa in questi 8 giorni, a quello che diceva Massimo Caputi proprio lunedì, o anche lunedì, l'entusiasmo. Diego ha ragione perché non ce l'ha con Sarri, che neanche conosce ed ha ammesso. Ce l'ha con chi vuole ridurre Napoli e il Napoli ad una realtà di piccolo taglio. Questa città e questa squadra deve essere trattata con ampio respiro, cercando di mettere nei giocatori, nella testa dei giocatori, che questa è una piazza che pretende tutto e non si può risparmiare su niente. Rambo, ti devo chiedere questa cosa, sì. E poi anche al Pampa e a Nano, quelli che hanno giocato ad altissimo livello. La domanda che ci siamo posti ieri e che non trovo forse risposta, però la vorrei da voi, è: troppo forte il Napoli o troppo bollita la Lazio? Perché è un po' quella che ci l'ha, è vero, il Bruges ha fatto una pessima figura, il Napoli era straripante pure lì e ha dato una grande impressione di leggerezza, al di là del fatto che ha vinto 5-1 ieri, però vabbè. La Lazio arrivava da una bella partita di Dnipro, francamente, anche sfortunata, si presenta qua, primi 40 minuti instupidita, cioè, allora, troppo... Primi 40? No, i primi 40 sicuro. E i secondi 80? I secondi 80, però i primi 40 è quelli che tu hai detto, non è possibile, non uscivano mai, non riuscivano a ripartire mai. Allora, io credo che il Napoli in crescita, da giovedì proprio, si è vista che è una squadra che crede in quello che fa, che ha uno spirito di squadra, un'organizzazione, una lettura di tutte le situazioni, dalla difesa all'attacco, grandissima qualità in avanti, fenomeno Higuain che trasforma tutto quello che si crea. Detto tutto questo, la Lazio si è concessa al Napoli. C'è tanta confusione e anche l'allenatore è andato in confusione, lo reputo uno dei più bravi, ma è andato in confusione. Ti sei consegnato al Bayer Leverkusen cambiando modulo. Ma anche tu, a Chievo. Anche a Chievo. E allora tu sei stato, e l'hanno preso Pioli l'anno scorso, per fare un calcio propositivo. Proposta di calcio, guardare la propria squadra e non guardare la squadra avversaria. Quando ho guardato le squadre avversarie, vedi Bayer Leverkusen, sì, e vedi Napoli, peccato. Si è consegnata. Si è consegnata perché? Perché sul 4-3-1-2 sugli esterni c'era superiorità numerica al Napoli. La Lazio inesistente. Dopo 20 minuti ha cambiato un attimino il modulo, però... voglio dire, troppa poca cosa, però grande Napoli. Il Napoli è questo, e lo dicevo quest'estate, per me è la squadra che lotterà per i primi posti, per i primi 3 posti e anche per lo scudetto, perché i cambi, a differenza delle altre squadre, ha grandissima qualità. Quindi più grande Napoli, meno bollita. Come si chiama la bionda? Roberta! Roberta, mi raccomando, raccogli le domande per i nostri, che magari direi. Comunque la Lazio è quella che ha preso 4 gol a Chievo, per dire. Quindi sì, uno gli l'ha tolto, perché saranno letti qui, sai, in studio da noi, scrivete un po', ma infatti i titoli dei giornali. Arrivo da te perché i gol che ha fatto il Napoli, alcuni neanche in allenamento gli riescono così facili. Massimo, sì, per me è stato 13 gol in 4 trasferte. No, questo lo dico perché, come dicevo, che bisognava aver pazienza, bisogna staccarmi anche adesso. Pampa, centravanti, scusa, perché bisogna sminuire quando una squadra fa un
grande calcio. Sto dicendo, cioè, io mi sono Roberto, divertito a vedere Napoli, Napoli. Tu hai detto giovedì, una cosa che io condivido, e cioè che domenica, Napoli bene. È in fase di crescita ed è una squadra sì, sì. che aveva bisogno di entusiasmo. Volevo e l'ho trovato in Coppa e ieri. Secondo me adesso anche il Carpe Diem è importante perché non basta vincere due partite, bisogna avere continuità. Però bisogna anche essere sereni e non vendere sì, fumo. Sì, nella valutazione sì. Che la Lazio ieri è una squadra che aveva perso prima ancora di entrare in campo. Questo bisogna dirlo, sì, però le... per onestà a chi ci sta seguendo a casa. Pampa. No, troppo forte il Napoli e l'errore eventualmente, se mi posso permettere, di Pioli è che non ha capito subito che doveva mettersi a specchio eventualmente, perché lui dal 4-3-1-2 è passato al 4-2-3-1, addirittura 4-2-4. Sera e anche giovedì non c'era nessuna squadra che poteva venire a Napoli e giocare un calcio all'altezza di questo Napoli, secondo me, perché quello che è cresciuto molto il Napoli in questo periodo. Sai, l'Albanella, poi era una squadra dell'anno scorso, perché quello che noi dicevamo al signor Benitez, che era un testardo sotto questo aspetto, faceva anche bene, noi abbiamo massimo rispetto di un grande allenatore come lo è lui, perché allena il Real Madrid. La realtà qual è? Che lui giocava a due davanti alla difesa, quindi guarda, ha valorizzato anche Giorginho. Tutto ieri sera poi non mi è venuta, ma tutto, ho pensato a questo io. Pensa che è la squadra di Benitez messa... Messa in maniera, con due novità. Per due anni, Cucci. In un'altra maniera. Abbiamo valutato Giorginho, che assieme ha giocato a tre, questa è la verità. Mi dire molto per quelli che ricordano cosa pensavo e che cosa dicevo di Benitez, il quale non ha mai voluto appropriarsi di quella che era la vera realtà della squadra. E dico subito a Nanno una cosa, vai a controllare, ci sono degli allenatori famosi che pretendono il contratto di un anno, loro, quindi non vuol dire niente, non è mancanza di fiducia nella società, è che uno poi, se ha un contratto a termine a quel livello, se ha un contratto a termine di quel livello, l'anno prossimo vuole guadagnare il doppio. Volevo dire che ieri sera il Napoli ha giocato come mi è parso di vedere nella prima partita Roma-Juventus. Il pregio della Roma è stato di giocare senza preoccuparsi della Juventus, come se non ci fosse. Grande spolvero, grande qualità, quindi non vuol dire se l'avversario ha il mal di testa o il male ai calli. Così la Lazio ieri sera non c'era e non c'è cosa peggiore di avere un avversario tristo. Una grande squadra con un avversario tristo fa le amichevoli d'estate che perdono con i scarti. Se ci fosse invece stato la Napoli di ieri sera, chiunque c'era, non ce l'avrebbe nessuno. Il bello del Napoli è che ha giocato per sé, ha giocato per la sua gente, ha giocato per il suo allenatore. Hai avuto un'altra intuizione. Ha fatto questo, il modulo. Com'è? Il modulo, voglio anche dire che chi parlava della differenza tra Empoli e Napoli, Ivan, dicevi poco fa che Corsi non ha mai visto giocare il 4-3-3 a Empoli. Beh, probabilmente il trasferimento da Empoli a Napoli non si è visto solo nelle chiacchiere dei disfattisti, che chi è arrivato, i giocatori sono tutti tristi di qua di là, si è visto nel fatto di avere cercato un modulo che è solamente per grandi squadre, non per poveracci. Se qualcuno crede che si può fare il 4-3-3 con delle squadre abborracciate, per esempio io vorrei vedere il Bologna col 4-3-3, poi mi ritiro definitivamente dalla mia attività professionale. No, siamo abborracciati. Bacconi? No, io vorrei tornare su Giorginho, perché è un giocatore che era un po'... un oggetto misterioso a Napoli, no? Tante volte in effetti l'anno scorso avevamo suggerito giochiamo col 4-3-3 con Giorginho basso, con Hamsik mezzala, togliamo il trequartista dai piedi di Higuain che ama tornare a prendersi il pallone, eccetera. Tutte cose che ieri si sono viste, ma per me i dati di Giorginho sono quelli più impressionanti. Un giocatore che ha corso 12 km e mezzo, quasi più di tutti. Se ci fate caso, un chilometro in più di Parolo, che di mestiere corre e ha giocato a pallone, ha fatto più recuperi di tutti. Allora dico, sono dati che sorprendono e questo in qualche modo dimostra come è importante mettere il giocatore in grado di esprimersi nella naturalezza, nella pienezza delle sue competenze. Ecco, il Napoli ieri era nella pienezza delle sue competenze e questo ha permesso alla squadra di esprimersi al massimo e secondo me con qualsiasi modulo avesse giocato la Lazio avrebbe vinto ieri, avrebbe comunque Rambo, poi abbiamo Zannone. Rambo. Io dico che per fare questo modulo innanzitutto devi mettere dei giocatori di grandissima qualità sugli esterni che creano superiorità numerica, ma credo che alla base di tutto, per far rendere al meglio i tre attaccanti
qualsiasi la qualità esse hanno, e i difensori, i tre centrocampisti si interagiscono molto bene tra di loro, si completano. Grande partita di Hamsik, specialmente nell'andare a difendersi attaccando. Allora, quando la palla arrivava a Basta, vedevi Insigne che andava subito a 3.000 all'ora, Higuaín chiudeva la prima giocata, Hamsik andava subito sull'esterno a chiudere, e Jorginho scalava e Allan scalava. Quindi questi tre... Il primo gol è venuto così. Questi tre giocatori hanno fatto rendere ancora al meglio anche gli altri tre in avanti. Ma sono adatti a questo modulo di gioco. Dai, parliamo dopo, approfittiamo dopo. Di pausa. C'è Giuseppe Zannone. Giuseppe, alzati in piedi. Buonasera, benvenuto di nuovo. Tutti. Allora, andiamo sì alla postazione social dove c'è Roberta, dove abbiamo già le prime pagine dei tifosi, possiamo vederle anche in grafica, ne abbiamo selezionate 5. Il primo, troppo bello per essere vero. Roberto Covino. Sì. Okay, questo a è me piace Am scassato. Poi chi ha scritto Am scassato? È sempre latino. Sì. Rosaria Stellato, vedi, una donna, perché ci seguono in tanti. Anche le donne. Pensavo fosse un flop e invece era una cinquina. Carino. Carina questa. Successivamente Sarri si riprende il Napoli e la fiducia dei tifosi. E il titolo è Napoli si è ripreso. Hai capito? Si è ripreso, sì. Il Napoli si è ripreso. Carini, carini. Poi c'era un altro che spontaneamente Peppe ha detto di voler leggere. Io dice. Vale. E tu l'hai detto, insomma. Ma no, non mettermi già secco. Dove sta? Dove sta? C'è un altro? Che era simpatico questo. Vabbè, destino, non è. È destino. È destino che non parla. È destino che appare adesso. No, ma appare. Non devo andiamo con la ecco qua. No, cos'è? Allora, c'è stato un tifoso. Ma che cosa? Quando lei non vuole dire delle cose, non viene a me mince. Ma che non è vero? Che pare, se no dico la grande. Se no. Allora. Quello è volgare perché non può dire che sia mano e che sia un culo rovanato. È una cosa. Allora, Ira, credimi, tutte le feste di Natale, dall'inizio di dicembre fino all'inizio di gennaio, che sto fa? Vero? Sono tutta che stia mano e che sia un culo. Lo diresti benissimo, dillo. Che stia mano e che sia un culo rovanato. Vedi? Pubblicità, pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, così con il 5. No, aspetta, poi torniamo con Bacconi. Poi torniamo con Bacconi, no! In questo studio succedono cose strane. Troppo scimità, troppo scimità. È vero? Che dobbiamo avete fare? Fatto scappare Ivan. Allora, piuttosto, adesso rientra Ivan. Però no, stavo cercando alzare Adriano stavo Bacconi. Stavo cercando di dire una cosa, poi c'è Bacconi adesso. Vieni Adriano. C'è Bacconi. Non preoccupare. Momento Bacconi. Il posto. Ma fa presto, presto. Grazie, allora, proprio viva. Della bacchetta magica. Il momento Bacconi, aspetta. Non mi piace presentare. La musica! Era il momento che aspettavo da tanto tempo. La bacchetta di Bacconi. Da ieri sera che aspettavo questo momento. È da una settimana. No, da ieri sera finita la partita. Voglio sentire Adriano cosa dice, perché una mezz'oretta ti ci vuole stasera. Nel segno di Insigne? Nel segno di Insigne, perché ne abbiamo già parlato con i nostri ospiti in apertura, il suo spostamento... Alza il microfono! Il suo spostamento di pochi metri... ha cambiato il modo di giocare del Napoli e lo andiamo a vedere in alcune azioni, i primi due gol in particolare, dove si vedono tanti di quei meccanismi che il pubblico di casa poi è molto applaudito. Qui abbiamo parlato la settimana scorsa dell'ampiezza, vediamo che Insigne è molto bravo ad allargarsi, prendersi la giusta distanza rispetto alla linea difensiva 4 della squadra avversaria per poter poi puntare il terzino destro della Lazio. La squadra molto corta col terzino lato di palla che va subito in aggressività alto per recuperare il pallone, ma non è da solo, è molto aiutato. Internamente arriva Jorginho a dargli il raddoppio interno, ma vediamo i due giocatori che avevano partecipato alla parte offensiva, all'azione d'attacco, Insigne stesso che era cascato per terra si è rialzato subito andare a cercare di aiutare i compagni nel pressing. E idem internamente Hamsik, l'abbiamo messo nei cerchi per far vedere che in effetti quattro giocatori sono già intorno al giocatore della Lazio che cerca di proteggere il pallone. E qui c'è un movimento importante, decisivo a mio avviso, nell'azione del gol di Hamsik che va a sbilanciare Onazi, quindi non gli permette di entrare in possesso di palla, la palla sfila nel rimpallo e arriva a Higuaín.
Quindi il pressing sicuramente fattore chiave nel primo gol, così come l'ampiezza che si è andato a prendere inizialmente Insigne. Andiamo a vedere il secondo gol, proprio quello che diceva Rambaudi. Insigne ancora molto largo, viene a prendere la palla dietro alla linea di centrocampo della Lazio e va a buttarsi nello spazio che si chiama tra le linee, no? In questo corridoio diagonale dove trova una prateria, perché sì, nel frattempo... Adriano, giustamente noi siamo focalizzati sul Napoli, ma guarda come è messa la Lazio, perché se tu oggi facevi la trasmissione a Roma, cosa gli avresti detto? Guarda quanto sono distanti i giocatori della Lazio. No, ma sì, poi però c'è una... sembra una squadra che è andata lì a fare una scampagnata. C'è una componente, tu metti Onazzi che è un portatore d'acqua. Portatore d'acqua, ognuno ha le proprie caratteristiche, cioè non posso chiedere da Onazzi di impostare il gioco, di costruire, lancio 30 metri, devo chiedere a Onazzi, io allenatore, di rubare palla e appoggiarsi primo che il giocatore che vede vicino. Lo metto per che cosa? Per chiudermi la linea di passaggio, per mettersi tra la palla, avversario e la porta. Guarda in che situazione è, e non è capitato, l'abbiamo visto anche prima e lo si vede ancora, cioè, più adesso. Ieri c'è stata una squadra contro una non squadra. Ma poi l'ha messo anche a fare il play, l'ha messo anche sì, a fare... Però la Lazio non ha trovato le contromosse, dobbiamo dire che mancavano giocatori essenziali per la squadra. Però come si chiama, fatto fare oggi penso che sia il giorno dove dobbiamo in qualche modo premiare anche determinati sincronismi che il Napoli va cercando. A campo aperto abbiamo visto anche a Roma, no? Roma-Sassuolo, se tu dai un campo aperto a un attacco come abbiamo visto con Sansone, Politano Floro Flores, va in difficoltà. Figuriamoci con Callejon, Higuaín. Ho capito, dove stanno i demeriti? Ma non perché adesso siamo a Napoli. Scusate. E io sono napoletano, sono il primo che l'ho detto. Allenatore del Napoli. Sono il primo che te l'ho domenica detto. Domenica qualunque squadra stava davanti a questo Napoli. E questa è la premessa che abbiamo fatto. Questa l'abbiamo detto. Quindi se la Lazio è messa male in questa circostanza... Vabbè, però Gianni, diciamoci la verità, perché tu sei troppo bravo e intelligente per non capire che ieri sono stati 90 minuti fantastici, perché anche l'avversario ti ha permesso di esaltarti dal primo all'ultimo minuto. Questo dobbiamo dire. No, però... Secondo me sì. È tutto giusto, però... La Lazio, nonostante le assenze, non è sicuramente l'avversario più scarso che ha trovato il Napoli fino ad oggi. No, però è la squadra che ha preso 4 gol a Chievo, che dopo il primo gol è andata in molto barca. In difficoltà, cioè, più in bisogna difficoltà. Anche dire questo, perché sennò, ripeto, sennò per me non facciamo più i danni che i favori al Napoli. Ma può darsi che sia il Napoli che l'hanno fatto giocare male alla Lazio? Io penso nella parte tattica, Adriano. Per il Bruce, no? Cioè, la Lazio tatticamente secondo me era messa malissimo. Ragazzi, ma stanno in ritiro. Giustamente le linee di passaggio. Forse, non vi ricordate, ma forse Ivan sì, perché mi ha fatto la battuta. Quando vedemmo una serie di partite del Napoli, quando arrivammo a Napoli, ha detto bisogna vedere come ci arriva la Lazio. E tu, ma te stai facendo... Perché i sentori... Ripeto, qui io non sto dando, togliendo meriti al Napoli. Vorrei però... anche focalizzare la partita di ieri guardando anche l'avversario, perché sennò però bisogna dire del Napoli. Scusa, faccio il controcampo, solo una cosa controcoro, siccome si è schiavi del risultato in Italia, no? Poi gliela date calda, perché un anno fa Napoli-Roma sempre con la squadra romana, e il Napoli fece la partita come ieri, massacro. Poi però che ha fatto il Napoli in campionato? Io voglio aspettare le verifiche. Ho capito, siccome abbiamo detto che questa è stata la più grande partita in Napoli degli ultimi 10 anni, almeno per quelli che riguarda me. No, io non sono d'accordo. Scusate, non parlo più. Siccome siamo schiavi del risultato e non si analizza mai e poi veramente il lavoro fatto, perché per me il risultato è una conseguenza del lavoro che uno fa. Il Napoli contro la Sampdoria per 50 minuti ha fatto una grande partita. Poi il limite di questo Napoli qual è? È che la continuità dei giocatori e durante i 90 minuti ogni tanto si specchiano e dicono quanto sono bello, quanto sono bravo. La differenza è qua, e io credo che hanno trovato la chiave giusta, perché la fame che ci hanno messo, la voglia di andare a attaccare, di pressare alto. Cazzimma si chiama. La cazzimma che ci hanno messo. Cucù, poi Bacconi che cucù. Sono molto d'accordo con Rambaudi. Stamattina ho scritto, forse un po' così, potevo farla più semplice, ma che questo Napoli corre solo il rischio di subire la cosiddetta sindrome di Stendhal,
Cioè di vedersi talmente bello da svenire. Sì, un attimo solo Italo, perché abbiamo un problemino col microfono. Adesso prendiamo un palmare che ha per me. Stavamo parlando di Sidney Standal, che è un giocatore del Bruges. Sì. Ok. Molto giovane, molto giovane. Il Napoli è proprio quello di sentirsi arrivato troppo bello. Però non credo che sia questo caso. Aggiungo un dettaglio che credo valga la pena ricordare. Io ieri ho seguito la telecronaca dei compagnoni, che mi piace, e ogni quarto d'ora, dalla mezz'ora in avanti, hanno cominciato a dire: ma un ritmo così è difficile che riesca a tenerlo fino alla fine. A metà all'inizio del secondo tempo, ma non è possibile. Cioè la Lazio poteva fare quello che voleva, ma non l'ha mai il fatto. Napoli non se ne è neanche accorto. Ma non l'ha mai Lazio fatto. Il bello è quello, vedere quando uno però gioca indipendentemente da quello che vuole. Però e prima non di si Bacconi, è mai ragazzi, fermato. Oh, vedete che in una settimana avete scoperto tutti che il Napoli è fortissimo. Abbiamo premesso che non è così. Voi ho sentito dire le cose che forse c'ha ragione, c'ha ragione il nostro amico Peppe Croce. Però io ricordo, io l'ho vista Lazio, Chievo-Lazio, uguale. Ha preso la stessa identica bambola, ha preso 5 gol dal Chievo senza andare in viaggio, che è forte. Uno gliel'hanno tolto, uno gliel'hanno tolto, che era regolare. Si è messo in grave difficoltà anche quindi, l'Inter, voglio dire, anche la Juve. Mancanza di reazione, mancanza di reazione, la Lazio aveva già perso. Poi il Napoli ha fatto una gran partita. Ditemi che è vero che la condizione fisica è stata esemplare fino all'ultimo minuto di recupero, perché non si sono mai fermati. Testa, piedi e testa. Bacconi, poi la allora, Paolo, finiamo, scusa, Paolo. Finiamo, vorrei riportare la centralità sui movimenti Insigne. Cioè Goulam serve Insigne in ritardo. Cioè Insigne fa questo movimento a semiluna dall'esterno a centrarsi. Insigne non gli dà subito la palla, la controlla, gliela dà con un tempo di gioco di ritardo. Insigne si ritrova di spalle, cioè spalle alla porta. La maggior parte degli attaccanti qui avrebbe chiuso, protetto il pallone, poi o cercato di girarsi o scaricato indietro. Invece vediamo cosa fa Insigne. Ma all'avversario vicinissimo, controlla dov'è l'avversario, si ruota di 90 gradi, forse anche di più, fa scorrere il pallone davanti a sé e si ritrova magicamente con la palla sulla direzione della porta avversaria e col difensore saltato. Ecco, questa capacità di orientarsi nel campo, secondo me, rende Insigne molto forte, anche di più delle sue grandi qualità tecniche, che indubbiamente ci sono, ma sono esaltate da questa sua capacità nel breve di orientarsi. Ed è per questo che Sarri l'aveva utilizzato come trequartista. In effetti. Era messo male, Roberto. Dai, noi non abbiamo... Se tu sei l'allenatore del difensore della Lazio che lo marca sull'esterno, non sull'interno, è un orrore. Infatti, tatticamente la Lazio è messa malissimo. In effetti, Napoli ne ha approfittato. Noi l'abbiamo analizzato nelle puntate precedenti, anche da trequartista, non si era mosso male, ha fatto i movimenti interessanti. Sì, sì. Era in generale il modulo che non è congeniale, ma Insigne aveva trovato comunque una buona interpretazione anche in una posizione che non era la sua. Andiamo pure avanti, Mario, e poi qui c'è il movimento di Allan legato a cosa fa Higuaín, perché Higuaín fa due movimenti fondamentalmente: o sulla linea del fuorigioco attacca la profondità, o se no vuole venire incontro e naturalmente si porta dietro i difensori avversari. Allora, l'anno scorso che qua c'era Higuaín, c'era Amsic, era un grosso problema per il Napoli. O lui non veniva e era penalizzato, o Amsic gli dava noia. Adesso, non essendoci più il trequartista, il suo movimento è molto funzionale nel 4-3-3, perché là dentro ci si può buttare o l'esterno opposto, o se no un centrocampista, in questo caso Allan. Che è il più bravo. Permettimi, allora, niente viene per caso, il lavoro paga. Allora, cambio del modulo perché le caratteristiche dei giocatori sono adatte per giocare con i due esterni. Guarda quanta ampiezza e quanto spazio si crea in mezzo se un difensore come quello che io adesso non le vedo chi è, che ha fatto una roba inguardabile, cioè non copre, hanno avuto delle giornatacce tutti, perché sì. In maniera clamorosa. Poi c'è un altro gol che fa fare dove ha fatto gol in Napoli, Ivan? Tutti centrali, perché c'era l'ampiezza. Ma anche il secondo. La Lazio è messa male tatticamente, il Napoli ne ha approfittato. In realtà è precisa, ma non è velocissima. Secondo me poteva in qualche modo recuperare la posizione. Un altro aspetto, vedete qua è chiuso come si diceva prima, scarico dietro e arriva subito, c'è il sostegno del centrocampista, in questo caso di Jorginho, che è il suo ruolo,
andiamo avanti, che riparte da sponda e riparte. E qui c'è un altro meccanismo che abbiamo già intuito precedentemente, corto di Gabbiadini che era entrato al posto di Higuain e Insigne che era venuto incontro, contro movimento e attacca la profondità sul lungo. E Jorginho gli mette il pallone. Jorginho ha giocato benissimo, ma anche perché davanti si sono mossi benissimo, dettavano il passaggio in profondità. Col 4-3-3 si vedono delle cose che prima non si vedevano. Andiamo un attimo, un minuto da Tufano, poi recupero subito Paletti per aggiungere qualcosa. Oh, c'è straordinario, eh? Un attimo. Nell'orario che ci vedono 12 milioni di persone. Eccoci, no, sto dicendo che dobbiamo riassumere anche il momento, la pagina, no? Che Adriano Bacconi ci ha spiegato. La vorresti riassumere tu con chiuso e per? È facile. Ecco bene. Allora, l'importante è stare chiusi. Per ogni tanto aprire, perché sennò come si fa? E poi l'importante è stare il corto, il lungo e mezzo il pacio corto. Guardiamo le slide invece, Adriano, così c'è i commenti. Pro e contro. Sì, rapidamente, naturalmente, tra i pro il cambio di modulo, il 4-3-3, l'avevamo già visto in realtà nella seconda parte della partita con l'Empoli, l'avevamo messo già tra i pro il cambio di modulo. Okay. Poi Insigne nel suo ruolo naturale, ma potremmo allargare il discorso anche a altri giocatori, come Isai, che ha fatto ieri più cross di quanto aveva fatto in tutto il campionato fino ad oggi. E poi la spinta dei terzini, l'ingresso di Ghoulam, secondo me decisivo, proprio perché fa quei meccanismi di sovrapposizione sull'accentramento di Insigne. Contro, non è facile trovare i contro in una partita di questo tipo. A mio avviso Caleon ancora deve un po' essere servito di più. Pochi cambi di gioco quando Caleon attacca la profondità. Non è colpa di Caleon. No, molto Insigne, molto girare di A mio avviso ancora negli schemi che stanno provando col 4-3-3 ancora troppo si cerca soltanto il corridoio centrale. Poco invece il movimento che Caleon fa sul lato opposto. È stato servito poco, perché lui è un finalizzatore. La difesa naturalmente dovrà essere rivista, ha avuto una grande palla gol in apertura la Lazio, dobbiamo dirlo, su un ritardo di Insigne nella chiusura della diagonale, e qui sicuramente bisognerà attendere per dare un giudizio positivo, reale, sulla fase difensiva del Napoli. Poi Valdifiori. E poi questa è una domanda che io apro alla platea. Valdifiori, ti rispondo subito. Ti rispondo io. Pure io ti rispondo su questa cosa. Paoletti la sa. Alla base, sì. Paoletti la sa. Alla base di tutto questo, io credo l'aspetto fondamentale, certo, tutte le cose tecniche e tattiche, tecniche individualmente e tattiche di innovazione o calzanti, per meglio dire, a questa rosa sono tutte giuste. Però martedì è successa una cosa. Quando si sono ripresi gli allenamenti, Sarri ha chiamato tutti e ha detto: voi mi dovete dire che responsabilità volete prendere. Perché se volete giocare, se pensate che vi sta meglio cucito addosso il 4-3-3, bene, giochiamo 4-3, però poi ad ognuno le proprie responsabilità. Anche per questo alibi finiti. E che cosa ha fatto? In maniera molto intelligente ha fatto fuori Valdifiori, ben sapendo che non è in grado in questo momento di giocare o di fare ciò che la squadra gli chiede, e mettendo in condizioni Allan di fare di più, perché Allan ha giocato da regista con Guidolin. E lo abbiamo visto prima, quando Jorginho va a prendersi la palla, a recuperare la palla spostandosi, Allan col numero 5 in posizione centrale. Jorginho è il cambio e può rendere probabilmente una bocciatura l'arrivo di Valdifiori, perché gioca molto meglio insieme ad Allan invece che Valdifiori. Così come dobbiamo dire che Higuain, che la palla va ancora molto centralmente, perché Higuain è il catalizzatore di questa squadra e vuole Pampa il pallone. Cucci. Chiede il pallone. No, non scappate perché Valdifiori. Solo una cosa, non scappate che dopo c'è Saginario che se non è nell'orario in cui facciamo 22 milioni non paga, vai. Su Valdifiori dico rimandato, anche perché poi su quell'azione, l'ultima azione che ha fatto vedere Adriano su Jorginho, e qua ritorno al discorso di Massimo, il Napoli ha fatto una grandissima partita perché se l'ha permessa tatticamente una disastrosa Lazio. Avete visto come rientravano i quattro attaccanti della Keita, Milinkovic, Felipe Anderson, entravano camminando, quindi Jorginho ha potuto esprimere le sue qualità tecniche, tanto spazio. Quindi grande Napoli, ma una Lazio, secondo me, e con tutto il rispetto per Pioli, tatticamente disastrosa. Per continuare, volevo aggiungere, allora, dica dottore. No. Partendo dal dare ragione a Caputi quando diceva di pazientare, me ne servirei per dire che Valdifiori bisogna solo pazientare. Sì. E forse il giocatore che nel cambiamento da Empoli a qua, meno problemi Sarri, più problemi Valdifiori. Addirittura il ritorno a casa gli ha creato anche dei problemi di natura psicologica.
basta aspettare. È unanimemente noto che la panchina del Napoli oggi è la più ricca d'Italia. Nessuno ha una panchina come quella del Napoli. Aggiungerei un dettaglio alle osservazioni che ha fatto Bacconi, che non si è parlato di Albiol. La prima partita in Italia di Albiol, la prima partita in cui non ha commesso ricorda la prima palla di Keita. Tu sapevi quella di Valdifiori, quella di Keita non è di Albiol. Quella di Keita non è di Albiol. Rambo è già Di Marzio. Di Valdifiori, di due cose, il difensore centrale Valdifiori. Valdifiori è stato preso perché Sarri lo voleva per un determinato tipo di gioco, gli garantiva la verticalizzazione subito sul trequartista, sulla punta che viene incontro. Adesso ha bisogno più di un giocatore che ha il piedino di mettere la palla anche oltre la linea degli attaccanti, ma più un palleggiatore. E Jorginho è veloce di testa. Anche perché è un trequartista. E quindi con questo tipo di modulo Jorginho diventa l'interprete principale. L'altra cosa è i due difensori centrali hanno aiutato molto i centrocampisti perché con quei morti che c'erano davanti della Lazio, perché erano dei morti, tutti quanti, non solo lì, cosa faceva Koulibaly e Albiol? Andavano in avanti con la palla e creavano superiorità numerica e quindi costringevano a fare delle scelte i centrocampisti della Lazio a uscire e liberava sempre Jorginho, Allan. Ivan, ho voluto citare Albiol perché nella mia memoria secolare di giocatori non è mai esistito un giocatore che si è preso tanti insulti senza fare una piega, che in un certo momento pensavo che fosse addirittura chi se ne frega, invece no, evidentemente uno che ha detto verrà giorno in cui si spiegherà perché giocavo nel Real Madrid. Roberto Rambaudi, bisogna ricordarsene perché mena per quello che mi riguarda, per le mie esperienze avrebbe fatto anche come Jorginho uno dei migliori in campo. Anch'io. Andiamo subito da Giuseppe Saginario. Andiamo un attimo da Roberta, che aspetta, dopo che ci vado io, dopo una lunga ricerca social tweet e mutande. E domande. Vai. Allora, per quanto riguarda il nostro account Twitter, abbiamo monitorato tutta la settimana i Twitter dei giocatori del Napoli. Ne abbiamo presi, diciamo, alcuni, quelli un po' più interessanti. C'è Gulam che ha scattato una fotografia subito dopo la partita in Europa League, ringraziando ovviamente tutti i suoi compagni. Okay. A seguire abbiamo un altro Twitter. Di Sarri per Koulibaly e Gulam. Possono dare molto, da loro mi aspetto un'importante crescita tattica. Successivamente sempre una dichiarazione di Sarri per Reina: è una persona positiva e di grande lealtà, per questo è un leader per i compagni. Ok. Ma le domande dove sono? Aspetta, poi c'è Reina: felicissimo per i 3 punti e la prestazione della squadra, sono orgoglioso e molto onorato di aver anche indossato la fascia del capitano, forza Napoli sempre. È stato molto bello quel momento. Sì. Vai. E poi l'ultimo, proprio di ieri, di Gabbiadini: bella vittoria, contento per il primo gol stagionale, non abbiamo fatto ancora nulla però, testa mercoledì. Vabbè, qui traspare non mi sembra una roba... Perché non voglio utilizzo le domande. Allora, ho selezionato una prima domanda per Di Marzio. Vai. Quanto Benitez c'è in questo Napoli di inizio campionato? Ciro Sasso. Da Ciro Sasso. Devi dire anche il nome e cognome. Ancora un po' d'acqua. In quanto c'erano gli esterni, in quanto c'era Higuain, c'era la fase offensiva, solo che mentre giocava a 2 davanti alla difesa, quindi era... adesso invece giocano a 3, quindi è completamente diverso, però gli uomini erano quelli. Il Napoli è stato sempre forte, è stato devastante nella fase offensiva, purtroppo dico ancora oggi, per quello che mi riguarda, nonostante il 5-0, dobbiamo stare attenti a quella difensiva. Okay. Francesco Romano. Perché? Per Pampa. Vai. Indipendentemente dal modulo, con la cattiveria agonistica, l'intensità e la determinazione mostrata ieri, il Napoli può battere chiunque. Sì, io dico che è chiaro che bisogna parlare tatticamente, tecnicamente e fisicamente, ma senza quella parolina che io ho detto la settimana scorsa non si va da nessuna parte. Penso che soprattutto in questa città, io ho avuto l'opportunità di indossare questa maglia e i tifosi ti trasmettono quello, quindi se il Napoli parte cattivo e aggressivo con l'approccio giusto, anche Sarri lo ha detto, non abbiamo sbagliato l'approccio, io penso che il Napoli può andare e dare molte soddisfazioni. Ok, ancora. Per Bacconi.
È un caso, giocando con Isai a destra la difesa del Napoli risponde meglio al modo, al modulo di gioco difensivo di Sarri? Ti ho detto, metti il nome di chi fa. Il nome da Salvatore De Martino, che ringraziamo. Ma Isai, secondo me, per quanto riguarda la fase prettamente difensiva, non è che gli cambia molto giocare a destra o giocare a sinistra, è che giocando a destra è molto più sicuro di sé nella proposizione, quando la squadra recupera la palla deve attaccare gli spazi. È lì che ha fatto la differenza rispetto alle gare precedenti, perché poi lui è un giocatore comunque disciplinato, che fa bene la linea, se lo porta Sarri dietro da Empoli, per cui sa i movimenti che vuole, e ha giocato a sinistra tante volte nell'Empoli. È chiaro che nell'Empoli c'era meno bisogno di spingere. Il Napoli è una squadra che deve vincere, deve fare un gioco anche molto offensivo. Non spinge molto. Io parlavo con De Biasi, diceva che uno che sa difendere, bravo, ha molta cazzimma, come dice giustamente, Papa. Però sulla fase ieri offensiva ha fatto deve tre grosse al fondo. Ieri li ha fatti. È andato spesso. Però media, hai detto tu giustamente, più di quelli che ha fatto forse in certo, non come Ghoulam, che invece è un giocatore molto offensivo. Perché il frigo deve stare in cucina, il comodino deve stare in camera da letto e la doccia deve stare. E il bidello deve stare. Ogni cosa va al suo posto. Ogni cosa va al suo posto. Ma quale architetto è accappato? Cioè, conoscenze con architetti strani, ma veramente a Roma io la doccia me la faccio in bagno, non puoi farti la doccia in cucina. Quindi no, Sarri, che è molto intelligente, ha messo ogni cosa al suo posto. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Cosa facciamo dopo? Parliamo di un tema centrale molto molto importante, molto importante. Continuate a seguirci, a tra poco. Andiamo a vedere la nostra parolina. Dai, che è tardi, quindi uniamo un po' due paroline. Una era vero o falso, ecco. Bomber o difensori? Allora, meglio bomber oppure difensori? Cioè, facciamo un attimo il punto della situazione. Mi guardi così. Il Napoli quanti gol ha fatto? Ha fatto 10 gol in 4 partite, ne ha subiti 6 e siamo all'11° posto. L'Inter quanti gol ha fatto? 5 e ne ha subiti solo 1, però è al primo posto. Allora la domanda sorge spontanea, no? È meglio fare più gol oppure difendersi? Sì, vado da... meglio fare più gol, ne prendeva un sacco, ne faceva uno e di più. Vediamo i prossimi turni. Beh, la parola giusta è l'equilibrio. Il Napoli sta cercando l'equilibrio, dandogli dei concetti, l'allenatore, il maestro di calcio che è Sarri, dandogli dei concetti dietro di saper leggere certe situazioni. Nelle ultime partite ho visto molto bene leggere, ragionare con un'unica testa. Il reparto difensivo l'anno scorso ragionava da solo, invece adesso ragionano tutti con un'unica testa, sanno muoversi. Il Mancio è all'Inter è un maestro nel costruire le squadre. Prende i giocatori che vuole, lo faceva da giocatore, figuriamoci da allenatore, cioè da giocatore faceva già l'allenatore a scegliere i giocatori, anche lo stilista faceva le tutto, Mancio faceva tutto, e ha scelto dei giocatori molto fisici, adesso ha dato stabilità dietro, mettendo anche un giocatore, mancando un difensore centrale, Medel, che costruisce anche, però è una squadra solida che non dà spettacolo per adesso, però fa un gol e difficilmente lo prende. Comunque in Italia la storia insegna che chi vince il campionato di solito ha la miglior difesa, più che il miglior attacco. Migliore squadra. Migliore squadra. Sì, la migliore squadra, quella che vince però. Diciamo. Perché è un po' paradossale, 10 gol per l'11° posto. Statisticamente se non prendi gol i campionati li vinci veri. Ma dipende l'obiettivo qual è. C'è una squadra come il Foggia, noi non è che era da vincere. Ma l'Inter gioca male, però vince 1-0, basta. Ma devi cercare di, col gioco, con l'entusiasmo, con l'organizzazione, con la voglia di cercare di vincere più partite per salvarti. Okay, ma anche fare spettacoli facevi bene, faceva benissimo. Però se vinci qualche campionato, come ti ho fatto il Foggia, io qualche campionato l'ho vinto, ma l'ho vinto sempre con le migliori difese. Un anno in campionato di Serie B, io ho preso 10 gol su 38 partite. No, non hai parlato, stai guardando. No, sto ascoltando, che è vero. Voglio dire, con questo non è che devi essere difensivista. Il nano viene dalla scuola... Italo. Viene dalla scuola del primo non prenderle. Esatto. Quello è fondamentale. Il club però, molti equivocano, non esclude che uno ne possa fare 10 e che non ne devi prendere. Il bello del Napoli di queste due ultime partite è che ne ha fatti 5 e non ha preso nessuno. Il punto è quello, no? Dice basta farne uno. No, basta non prenderne. Prima, non prenderne. E certo, questo è il principio. Prima il Bacco, adesso qui scateniamo tutti naturalmente. No, però, prima il Bacco... Nel senso non sono d'accordo, Italo, per un fattore che se io penso a non prenderle,
dal momento in cui lo prendo, non so più sono farlo. In grado di farlo? No. E questo è il discorso. La Juventus in 10 anni ha vinto tutto. Sì, no, no, non sapeva come farlo. Aspetta, perché aspetta. Sapeva non prenderli e sapeva farlo. È chiaro, però se io una squadra l'alleno, no? Nel senso devo sapere chi ho gli miei spero interpreti. Che non ti abbia insegnato troppo Zeman. No. A me piace un calcio propositivo, però l'equilibrio è indispensabile nella vita nello sport. Questo è perfetto, però voglio dire. Poi te lo danno anche gli attaccanti. Io parlo generale, sì, l'equilibrio di squadra. Volevo parlare seriamente di calcio. Vado di là perché te ho lavorato anche bene. Con Frossi, il quale diceva il risultato ideale è lo 0-0. Pensa a te. Come mentalità. In tutte le puntate. Non lo so, però. Paoletti e Nanu? Nanu Paoletti? No, aspetta un secondo che mi è venuta in mente una cosa. No, io preferisco darlo. Siamo già... Dai, su! No, nel senso dare più possibilità alla mia squadra di fare gol. Lo prendi? Io... No, allora, per la mentalità... Sei cascato! No, allora, nella mentalità, allora io sono cresciuto veramente con degli non sei cresciuto tanto maestri. Però. No, non sono cresciuto tanto, però i maestri che ho avuto mi hanno sempre insegnato che l'equilibrio, la fase difensiva è importante, però io sono sempre stato convinto, come pensa Roberto, che più sei forte tu e meno subisci gol. Allora, se io mi difendo devo saper attaccare, se io attacco devo saper dire e fare tutte e due le cose insieme, come abbiamo visto il Napoli è fattibile, ecco, finirà 2-0, 1-0, ma tu vinci. Molto importante, sì, prima perché è mercoledì la partita, non è lunedì domenica prossimo, sabato prossimo, e quindi prima parlavo giustamente dell'appuntamento col Carpi, quello di Modena col Carpi, abbiamo naturalmente il Bacco che adesso ci analizza la partita col Carpi. Ieri abbiamo visto il Carpi, mi sfruttate, devo chiedere l'aumento. No, è che parlare del Carpi è particolarmente difficoltoso. No, è facilissimo. Parlare del Carpi, però ha dovuto studiare la notte. Se avesse avuto qualità davanti, un gol o due li faceva. Anche un rigore. Ieri ha creato 5 palle gol chiare, di cui una clamorosa con Borriello dopo un quarto d'ora sullo 0-0, che se segna naturalmente cambia la partita. Allora, parliamo del Carpi. E le è mancato un rigore. Parliamo del Carpi. Allora, il Carpi lo vediamo bene in questa azione. Siamo all'inizio della partita, secondo minuto, si parla di approccio, di atteggiamento, eccetera. Vediamo l'atteggiamento che ha il Carpi. Questo qua è Borriello. Mi dai la bacchetta? Riesci a chattare? Due bacchette. Questo è Borriello, l'unico che si disinteressa della fase difensiva. Tutti gli altri difendono a spada trapare. Giocano con 5 giocatori sulla linea di difesa e 4 a centrocampo. Questo è Matos, che tra l'altro è un giocatore della Fiorentina, che è forse il giocatore più di fantasia che hanno, che è quello che cerca di fare da raccordo. Allora, abbiamo rimesso in grafica giù i 5 difensori, i 4 più Borriello, per cercare di vedere il Napoli, come potrebbe scardinare questo muro che si troverà davanti mercoledì. Naturalmente sarà importante fare il primo gol. A mio avviso dovrà cercare di fare le stesse cose che ha fatto ieri. È chiaro che non troverà sicuro gli spazi che gli ha lasciato la Lazio, però dovrà funzionare questo meccanismo con Insigne che entra in questo corridoio tra la difesa e il centrocampo a tre, dovrà funzionare il sincronismo con la sovrapposizione di Ghoulam. È chiaro che Higuain dovrà cercare di aumentare questo spazio facendo questi movimenti anche senza prendere la palla, ma solo per spostare, per abbassare i loro difensori. Parto dal presupposto, vorrei anche i vostri interventi, che la squadra sia la stessa di ieri, perché guarda che cambia le cose, cioè Ghoulam o Isai da una parte. Ma secondo me l'unico cambio che farà è che gioca Mertens al posto di Callejon, o comunque Mertens dovrebbe giocare. Io l'ho sentito dire a lui al termine della partita. Ma sai come la vince cambierà, secondo me, la partita il Napoli contro il Carpi? Come la vince la partita? Fondamentalmente per come approccia la partita, cioè per come entra in campo, quella è la cosa fondamentale. Due, perché c'è giocatori superiori e quindi anche se trova il muro, se gioca con
diciamo, l'idea di Sarri, ma soprattutto con l'approccio giusto, Insigne, Higuaín e tutti gli altri, la partita la vincono con le giocate. Statisticamente, mi sono andato a vedere l'anno scorso il Carpi, ho visto che giocava... giocava un calcio un po' totalmente atipico, diverso da totalmente... questo. No, il Carpi l'anno scorso ha vinto il campionato, è stata la squadra che ha dato a vedere nelle classifiche quella che ha meno possesso palla di tutte. C'è cioè, l'ultima squadra, in classifica nel possesso palla, prediminio territoriale, ultima, vado a vedere, miglior attacco, e prima in classifica. Ti lasciava giocare e non ti perdonava, però... Ma tu guarda l'allenatore del Carpi, è un'altra squadra, tu guarda, se mi permetti, poi tu devi, sei giovane, devi fare l'allenatore, io già l'ho fatto. Se tu guardi il Carpi, guardi il direttore sportivo e guarda l'allenatore. L'allenatore è all'Amazzone, uno focoso, che ti morde, un Doberman. Conosco. Il direttore sportivo ha cambiato completamente la squadra, l'ha sprovincializzata. È andato a comprare giocatori che già sono abituati alla Serie A e anche con una certa età. Non ha preso un giocatore meno disposti a giocare come giocavano lo scorso anno era una squadra che era un gruppo pazzesco scarso secondo me, però avevano creato un'alchimia talmente... Ma tu, una squadra che vince il campionato, miglior attacco, vai a vedere, possesso palla, ultimo in classifica. La cosa migliore di una squadra è quella che con tre passaggi deve arrivare al tiro. E quel Verona lì, con tre passaggi ne provavamo di là. Cucci poi Bacconi continua. Obbligatorio. No, io l'unica cosa, mi metto nei panni del Carpi come del Frosinone. Mi aspettavo che facessero qualcosa di più dignitoso per non dare ragione allo Tito. E ci aggiungo il Bologna, che però non ha gli stessi problemi, ma peggio. E credo che prima o poi questi signori si accorgeranno che non possono fare il materasso della Serie A. E nel caso del Carpi, io credo che ne parlavate adesso, un ritorno all'antico, vale a dire alla modestia, vale a dire alla realizzazione delle proprie possibilità, potrebbe diventare un avversario rognoso e temo che un'eredità che poi si porta dietro il Napoli, perché ce l'aveva con Mazzarri, l'ha avuta anche con Benitez, è quello di avere dei problemi con le squadre più deboli. Per una questione di approccio. Può avere un piccolo vantaggio in Napoli che non gioca a Carpi, anche se Carpi era uno stadio, addirittura con la pista inguardabile, che gioca a Modena. Come no? È un grande svantaggio. È uno svantaggio. Non è un vantaggio. Settimane fa a Modena è chiaramente non gioca in casa. Cioè, è un grande svantaggio. Per il Napoli è un vantaggio. Non è che ce l'hanno tanto. No, li odiano i Carpi. Per cui non gioca. Però se sono stretto del stadio. Questo fa parte della stupidità. I carpigiani sono odiati. No, ma non avevano alternative. Che è un vantaggio. Non avevano alternative. Quindi è un vantaggio Napoli. Sarri affronto questa squadra, in alcuni momenti, se vedo che ho difficoltà a sfondare centralmente o ampiezza campo, li costringerei a, ritornando indietro a metà campo, cercare di farli giocare a loro, dargli la possibilità, ma devono tentare di farlo, mettersi dietro a terra, costringerli i difensori. Ultime due cose sul Carpi. Sai cosa può succedere? Che rimane il pallone fermo, quelli del Carpi saranno Così se sarebbe. Il centrale gli fanno prendere la palla dal portiere, alza la testa e gioca su Borriello e vanno a combattere in 2-3 sulla seconda palla. Non si provano proprio a costruire giochi, è difficilissimo. E il giocatore, l'esterno sinistro, Gabriel Silva, ex Udinese, è quello che spinge di più, è quello che è meno difensivo e forse questa profondità un po' potrebbe lasciarla. Il Carpi, l'ultima annotazione, non sta giocando, ma era titolare all'inizio, Lasagna, un nome curioso, che è un attaccante molto veloce. Io qui ho messo Kevin Lasagna. Ho messo un disegno dove la linea del Napoli sta a metà campo, ma sarà abbastanza così la partita finché il Napoli non sbloccherà il risultato. È chiaro che se dovesse giocare questo ragazzo che attacca bene gli spazi in velocità, qui dovrà stare con i due centrali molto molto attento. È il Pampa, perché questo è perfetto quello che ha detto Adriano. Io tatticamente sono sicuro che il Napoli farà una grande partita, ma eventualmente se dovesse avere la meglio tatticamente, parlo il Carpi, l'individualità del Napoli sono superiori. Io ho paura, e qua entro magari in un posto giornalistico, dell'arbitro. Non so chi sarà l'arbitro. Ho visto che Sogliano si è lamentato. Ma che peso può avere Sogliano?
Sogliano si è lamentato del trattamento che sta avendo il Carpi in questo inizio del campionato. L'Inter con la Fiorentina gli hanno negato due rigori. Quindi, eventualmente, l'unico problema che potrebbe essere per il Napoli in questa partita... Vedi che è già entrato nel ruolo. Devo dire la verità. Tatticamente è stato perfetto. Pensa Adriano. A Nano un attacco con pepe, lasagne e maccheroni. Speriamo che... Grazie Adriano Bacconi. Sì, buono. Da febbraio in poi, da febbraio. Grande velocità. Allora, Romenica lasagna, pazzito, andiamo al nostro sponsor, che è la prima volta per lui qui al Bello del Calcio, è Claudio De Emanuele. Buonasera. Buonasera, ma non è la prima volta per la F1 che si trova ad Agnano, perché noi qui abbiamo un ospite. Buonasera, Claudio. Fuiten! Già, appena arrivato. È un peccato scappare via subito, no? Ti pare? No, no, tu hai già pagato. Io sì, all'ingresso. Puoi parlare. Claudio, buonasera. Buonasera a tutti. Andiamo avanti. Allora. Abbiamo ancora 25 minuti di calcio alla grande con questa grande platea di tecnici. Di tecnici. Noi abbiamo ad analizzare le prossime quattro partite, però prima voglio andare un attimo da Roberta. Lasciamo subito il sondaggio sui nostri social. La domanda è questa: quali tra queste squadre, Carpi, Juve, Milan, Fiorentina, deve temere il Napoli? Boh. Ok. Peppe? Scriveteci. Cioè, me le fate Carpi. Vedere un attimo, prima, poi andiamo in pubblicità. Carpi, tutti i Carpi. Subito la prima, dai. Per me la Juve. Napoli con la Juve e con l'Inter se la gioca alla grandissima. Col Carpi. Con la Juve non la devi preparare. Vediamo. Però ragazzi, scusa, ma invece, di, invece di dire chi deve temere di più, forse è più giusto, almeno per quello che vedo io, che questo è un ciclo di partite che ci darà la reale consistenza del Napoli. Perfetto. Perché sai, poi alla fine... Le due trasferte consecutive. Perché magari vinci col Carpi, che ci sta, perché insomma sei decisamente più forte, ma poi stecchi con la Juve, col Milan e con la Fiorentina, significa che il tuo campionato o la tua dimensione non è quella da squadra di vertice. Io... chiudo questo mio ragionamento dicendo che il Napoli lo consideravo forte l'anno scorso e che aveva bisogno di un allenatore diverso. Il Napoli che ha giocato ieri, a parte Isai, è lo stesso dell'anno scorso e secondo me potrà fare molto meglio della passata stagione. Paoletti? È il momento della verità, come diceva Massimo, anche perché finisce questo benedetto ciclo di partite legate ad un tempo che bisognava dare all'allenatore, è cambiato tutto, i giocatori sono a loro agio, quindi io non posso immaginare che il Napoli vada a Carpi e non porti a casa i tre punti, perché altrimenti meglio che vada a Modena, perché se va a Carpi non gioca. Saremmo appunto col Carpi Diem, sarebbe veramente, saremmo punti da capo. No, però c'è un aspetto, lo scorso anno per quattro partite il Napoli di Benitez aveva quattro punti, come oggi. C'era lo shock della mancato passaggio naturalmente in Champions League. Oggi queste due partite hanno un po' cambiato probabilmente. Prima qualcuno parlava della convinzione, della sicurezza nelle cose che fai, il piacere anche di fare certe cose. Vediamo effettivamente, sono d'accordo con Massimo, in questo ciclo di partite che non è semplice, no, perché le due trasferte consecutive non sono una bella cosa. Io penso che in questo ciclo di partite l'aspetto più importante sarà la tenuta mentale, perché ciò che è cambiato veramente in queste due partite, l'aspetto nuovo è un atteggiamento che ha visto il Napoli sempre in partita dal primo al 90° minuto con una grinta, con una voglia di giocare che prima non avevamo mostrato. Ecco, mi fai dire anche un'altra cosa veramente sorprendente, che il Napoli, a differenza di tutte queste squadre, perché ieri Sarri ha detto un'altra cosa oltre a Mertens, lasciando intendere che giocava, dice stiamo crescendo fisicamente. Delle grandi squadre il Napoli è l'unica che ha fatto un mese di ritiro. Secondo me questo può essere un dato che alla lunga può fare la differenza, cioè che fisicamente rispetto alle squadre che sono andate a destra e a sinistra a giocare le tournée, probabilmente può essere un'arma in più. A differenza di altre squadre, Sarri non ha fatto come altri allenatori che si è avvalso del turnover, no? per riempirsi un po' la bocca, per dare degli accontentini, cioè, mi riferisco a Roma. Garcia non ha un'identità ben precisa questa squadra, a parte due anni fa ha cambiato quattro giocatori, e se non hai una squadra con un'identità non devi cambiare. Giustamente Sarri adesso a settembre, dopo quattro partite, dà continuità.
la forza del Napoli non deve guardare a, con la Juventus, con il Varsavia, col Milan. La crescita del Napoli, come ha detto Paoletti, è il discorso di, nella crescita mentale, nell'arco dei 90 minuti, ma soprattutto pensare partita dopo partita. Se pensano già a quella dopo, ecco, già perdono. Sì, però siccome questo non lo possiamo ancora sapere, perché il Napoli ha giocato di sera e gioca mercoledì un'altra volta di sera. Allora, per quello che mi riguarda, invece io sono convinto che già sono con la testa alla Juventus. E per cui, no, andando a giocare a Mora, per quello che riguarda me, poi ognuno il padrone è la cassazione del calcio qua, io alzo le mani. Allora, io ritengo la partita con la Juventus è la gara, è la partita, non è una partita importante come se fosse, che dico io, l'Inter, sì, se tu arrivi, la Juventus è la partita. Se il Napoli con la Juve fa la stessa gara che ha fatto ieri con la Lazio, ma c'è un e quindi dimostra, fammi concludere, scusa. Sì. E quindi dimostra che non era la Lazio che era scarsa, ma che erano loro che hanno affrontato questa partita con la convinzione di giocare 4-3-3. Perché ricordo, tu sei da giocatore, voi giocatori siete anche personaggi particolari. Quando vi mettete d'accordo 4-5 di voi e volete giocare con un modulo, andate all'allenatore. Adesso non voglio dare assolutamente ragione a Paolo, come diceva Di Mamista, non ci troviamo bene, noi chiudiamo di qua, noi chiudiamo di là, forse sarebbe meglio sai che fare il modulo dell'anno scorso. Tu dimentichi un passaggio. La Juventus è importante, sì, ricordo. Ma dimentichi un passaggio, il Carpi. Tu arrivi con la Juventus, se non fai prestazione e risultato col Carpi, arrivi con un'autostima diversa. Vai a giocare invece, a Modena, ma dai. Non è che vai a giocare. Se non vai a giocare a Modena, più importante Carpi o Torino? O la Juve, scusi, non Torino. Napoli. Ma guarda, per me sono tutte importanti, nel senso che o viviamo un campionato del cavolo dove la Juventus, che si ritrova credo a 6 punti, viene ancora a 4, viene ancora data come candidata allo scudetto, il che vuol dire che è un campionato del cavolo. Io le grandi stagioni le ho vissute quando le squadre vincevano lo scudetto perdendo una o due partite in una stagione. Io quello che mi aspetto da Sarri, per quello che mi hanno detto, e ho un informatore privato molto interessante, è che cominci a pensare che se vuole il Napoli al vertice non ne deve perdere nessuna. E quindi entrare in campo con la mentalità sua e dei suoi giocatori, che in due battute l'abbiamo vista, di vincerle tutte. Non con la Juventus. Ho un sospetto sul formatore privato. La squadra provinciale vuole vincere con la Juve, vuole vincere col Milan. Poi le prende dal Sassuolo e qua di là. Ha sempre sofferto con le piccole. Se Sarri è preparato, come mi pare e come mi dicono gli esperti, è uno che deve guardare dritto. Se no a Napoli non basterà mai. Guarda, te lo riassumo così: se un professionista, un allenatore di alto livello va a vedere gli allenamenti di Sarri, ti dice tutto il valore di questo allenatore. E parlo di Mihajlovic, l'anno scorso, certo, è andato a vedere durante la settimana gli allenamenti di Sarri. In ritiro c'era un parterre di allenatori a vedere Sarri gli allenamenti. È un maestro di calcio, poi coi pregi e difetti di ognuno di noi, però intanto i giocatori, siccome sono dei figli di buona donna, mi metto in primis io, sanno se tu sai di calcio o no, dalle categorie più piccole alle più grandi sanno se tu sei. E i giocatori del Napoli sanno che di fronte hanno non un gestore ma un allenatore di calcio. Bacco, l'equilibrio, ma chi è l'osservatore? E poi Nanu. Io penso che sia il Napoli che la Juventus stanno ritrovando se stesse, la propria forza e la propria convinzione. Beh, però la Juve ieri non... ma questo risultato abbinato a quello in Coppa, secondo me, aiuta tantissimo. Discorso, cioè, noi abbiamo oggi il Napoli di Benitez con Isai e le cose che dice Kyoran. No? La Juve ha cambiato completamente le linee di gioco, i percorsi, i protagonismi. Cioè, ieri ho visto Quadrado centrale nel gioco, fondamentale. Ho visto Lemina. Li hanno mandati via loro, e non li hanno mandati via. Sto dicendo quello che diceva Cucci prima. Non parliamo di se noi pensiamo che sia la Juve dello scorso anno abbiamo sbagliato. Come penso. Se mancano, la Juve ha sbagliato. Vorrei finire il ragionamento. Se come penso sia il Napoli che la Juve passeranno indenne il turno di mercoledì e arriveranno allo scontro diretto con altri 3 punti a testa, sarà una super partita. Cioè, e sarà un momento della verità, al di là del ciclo, al di là poi che c'è il Milan, che c'è la Fiorentina, ma quella sarà una super partita. No, prima, scusa. Sì, come allenatore che voglio diventare, è chiaro che mi metto eventualmente nei panni di Sarri, penso al Carpi. Però...
però come ex calciatori che sono stati a Napoli, chiedete a loro che partita, a quelli che stanno dietro a quelli di Napoli Juve. Stanno pensando alla Juve. Però è sbagliato. Mi vengono i brividi, non si può sbagliare. Però il Napoli è la madre delle partite. Come viene Juve? Chiede ai tifosi. Allora, sì, lo chiediamo ai tifosi. L'ultimo blocco lo dedichiamo veramente ai tifosi. Non solo questi studi, ma in studio, ma anche chi ci sta guardando da casa. Quindi scrivete sulla nostra pagina di Facebook perché dopo vi leggiamo. Nel frattempo, parliamo di cose serie. Parliamo di Centro Augusto, che è una grande realtà. Le cose serie sai che sono, Adriano? Ma no, le cose serie sono la salute. E la salute è la prima cosa nella vita. Giustamente, è arrivato per ultimo, lo trattiamo bene. Perché la salute, la cosa seria è la salute, ragazzi. Senza salute non si va da nessuna parte. E soprattutto con la prevenzione, che è molto importante. Noi cerchiamo sempre, no? Di sottolineare. Devo fare i video. Possiamo sapere dove? Su Twitter, su... cioè dov'è? A fare video. È tutta la sera. Allora, faccio video stasera. 10 minuti di fuoco su quello che naturalmente hanno detto i tifosi, cioè hanno sottolineato sul sondaggio che abbiamo mandato prima. Che c'è? 10 minuti, non di fuoco, pare brutto. Non l'ho detto per... È successo poco. Ho capito, Presidente, scusa. Non mi sarei mai permesso. Ha ragione. E ho capito, ma è successo... Mi è venuta così. Dai. Roberta, abbiamo il sondaggio? Sondaggio, quali tra queste squadre, Carpi, Juve, Milan, Fiorentina, deve temere il Napoli? Ma se non abbiamo argomenti, chiudiamo! Allora, i risultati sono i seguenti. 50% Carpi, 50% Carpi. 25% la Juve, 22% Milan, 3% Fiorentina. Non è vero. Perché leggevo su Facebook che stanno pensando alla Juve, ma le squadre delle squadre più piccole hanno paura, i tifosi. Qui abbiamo uno Juventus. Io voglio sentire loro. La fortuna del... Prego. Sentire loro. C'è il nano che parla. Prego. No. Chi è lì? Chi? Arrepigliato su micro. Non si sente niente. Prova. Alzati in piedi. Aspettiamo. Ti dice, mi chiamo... Pampa Susa, io già sto pensando che alla Juventus mancherà Mandzukic, Morata. Mi sto facendo già tutta la strategia. Per me e per tutti i napoletani. La madre della partita. La madre è Napoli Juventus. Volevo dire questo, Ivan, un secondo, Dice una cosa, fin dall'incendio. Nano? Che conoscendo la mentalità di Sarri, un po' la conosciamo tutti, lui l'equilibrio ce l'ha dentro proprio, lui è uno che non guarda in faccia niente, lui continua per la sua strada e lavorerà così e preparare le partite, al di là che incontra il Carpi e la Juventus, perciò la crescita di questo Napoli passa attraverso Sarri e al suo equilibrio, che è quello che poi si vede in campo. Sarano, perciò quando parlano loro, loro fanno tutto. Oggi vorrei che sai, dice due anni. Buonasera. Sono tre anni per di giustificare. È difficile fare la domanda. Allora, vorrei sapere, da Di Marzio, se è possibile, secondo lei, noi dobbiamo adesso considerare Gagliardini come vero e proprio sostituto di Higuain, oppure possiamo vederlo in coppia con Higuain? Perché queste prime quattro partite ormai evidenziano questo. Per me Gagliardini lo possiamo vedere nel 4-3-3 largo a destra, come ha sempre giocato nei primi anni. Ma siccome sul piede è falso per rientrare, diciamo, come giocava nei primi anni a Bergamo, a Cittadella, però a Bologna giocava alta destra. Sarri la penserà così, Sarri? Io penso di sì, perché lui lo ritiene un'alternativa a Higuain. L'ho anche provato insieme a Higuain, come ha provato Mertens, ha provato Callejon, ma evidentemente non si è convinto. Perché per ritornare, per fare il 4-3-3, evidentemente, altrimenti l'avrebbe fatto già. Abbiamo un altro... Simbolo del bello del calcio, è sempre stata l'eleganza, però stasera non lo so che succede, vai! No, sempre la stessa cosa. Inizia allo stadio, domani sera escono i biglietti di... domani mattina escono i biglietti di Napoli-Juventus. Ragazzi, voi che siete tifosi con me, tutti allo stadio. Dobbiamo sostenere questi ragazzi, hanno bisogno del pubblico. Ieri eravamo in 14.000 allo stadio.
se piace fai attacchi là. No, e di qua devono parlare anche a sinistra. Non è da retta! Ah. Sul sondaggio. Non è femmosso. Allora, vai. La squadra da temere per me è solo il Napoli. Il Napoli deve temere solo il Napoli. Tutta banalità, silenzio! È l'approccio Eva, quello che conta. Ti informo, ci sta sfuggendo la trasmissione dalle mani, eh? Questo vabbè, è sondaggio che, popolare, vai! Tento che cadi. Fallo tu, ya! Ya, fallo tu. Avrei una domanda per il mister Di Marzio. Non dica! Vai! Vorrei fare una domanda riguardo la prossima partita che è il Carpi, che viene sottovalutato come partita. Basta così! Dai, fagli fare la domanda! Dai! Tu! Parla, dici! Vabbè, sicuramente la... Cucci! Cioè, parola mia di Italo Cucci, quindi però... facciamo in serie adesso. No! No! Però... Parola mia, Italo Cucci. Il titolo, me. Il titolo è fondamentale. Grazie De Laurentiis, io sono preoccupato, Claudia. Grazie De Laurentiis. Preoccupato, Ivan. Che se le, cose vanno, avanti così, dopo che cosa si racconta? Per fortuna che c'è Bacconi che ci fa lezioni di calcio, accompagnato da validi professionisti. Però io vorrei dare il mio contributo un po' a una piccola rissa da portare avanti nel tempo e quindi dico grazie De Laurentiis perché non hai cambiato il Napoli. Questo non lo dico adesso dopo che ho visto 2-5-0, l'ho detto alla prima giornata, alla prima trasmissione, perché mi sembrava molto intelligente affidare a un allenatore nuovo ma anche inesperto a modo suo di una Serie A così importante una squadra che avesse già delle qualità fondamentali, quelle di conoscersi e in più poter essere nelle mani di un maestro. Sta più o meno succedendo, quindi io per pigliarmi valanghe di insulti arriveranno. Che arriveranno puntuali, io avevo, credo di avere ancora una... un sito su Facebook che è intitolato Italo Cucci non capisce un C e quindi evidentemente proseguo su questa strada e dico grazie a De Laurentiis augurandomi che sia vero. Bene, allora noi abbiamo finito, andiamo, dove andiamo? Noi andiamo al Victoria da Massimiliano Pennino, ma Caffè Borghetti, quando si beve durante la giornata? Perché mi sono sempre chiesta questo interrogativo. Secondo me Peppe Iodice al mattino a colazione. Ah sì? Sì, sì. Sì, sicuramente. Ti fai un caffè Borghetti? Certo. L'ho bevuto poi... stamattina l'ho bevuto. Ti hai visto? Poi diamo appuntamento anche la prossima settimana con la rubrica dei tifosi. Che perché per noi i tifosi devono parlare. Bravo. Quindi... perché noi li vogliamo sentire. No, allora, vi ringraziamo per l'ascolto e speriamo che veramente vi siate divertiti. È una serata di grande festa, naturalmente. Sì. Sì, grazie a Peppe. Naturalmente è questa rubrica che finalmente riesce a far esprimere un pochino anche i tifosi. Solo noi, Solo noi riusciamo a farli parlare. Allora, ringraziamo tutti gli sponsor, naturalmente, anche tutti i nuovi, sponsor. Forza, Annone, tutto, Farina. La coproduzione, Farina, DTF Italia, Veronica. Salutiamo la parte dei social, che è e Roberta, poi, grazie. E poi, lui non ha concorrenti, vabbè. Allora, Gianni Di Marzio, Massimo Caputi, in Pampa, Nanu Calderisi, Peppe Iodice, Paoletti, Bacconi, Cuccio, tenuto per ultimo... Ho tenuto per ultimo Rambaudi nella speranza veramente di rivederlo molto spesso da noi perché è entrato, sai come quando in una squadra funziona tutto e si inserisce uno perfettamente? Quindi ringraziamo Roberta, speriamo di averlo con noi prossimamente. Ringrazio tutto l'entourage di Canale